Bene, ora che abbiamo visto come possiamo fare, aprire e chiudere una porta, ripetiamo anche la possibilità di aprire la porta se e solo se abbiamo una chiave a disposizione. Quindi nascondiamo la chiave da qualche parte, quindi immaginate una scena complessa, e noi per un momento facciamo vedere la chiave che prendiamo sempre sul serio, cerchiamo ok. E prendiamo la chiave e la mettiamo da qualche parte, ok? Questa è la chiave che dovrebbe consentirci di aprire la porta. Quindi a questo punto la cosa che dobbiamo fare è fare uno scripting che permette di, intanto abilitiamo la chiave nello scripting, fatto, e poi diciamo che quando clicchiamo la chiave ce ne impossessiamo in qualche modo, quindi ce l'abbiamo. E se ce l'abbiamo, la porta invece per chiudere si domanderà se abbiamo la chiave. E quindi come facciamo a farlo? Quindi sicuramente andiamo in codice, facciamo un evento che mettiamo praticamente anche qua non la porta, ma mettiamo la chiave. Quando la chiave è cliccata, ci domandiamo se, anzi, più che domandarci, dobbiamo far sparire la chiave e informarci che abbiamo la chiave a disposizione. Quindi dobbiamo avere una variabile che contiene praticamente l'informazione se abbiamo la chiave. Quindi la chiave facciamo, o chiamiamola key, la mettiamo no. Nel senso che non ce l'abbiamo inizialmente, no? Quindi a questo punto diciamo che se clicchiamo la chiave dobbiamo far sparire, abbiamo detto, la chiave, quindi dobbiamo fare un'operazione sugli items, credo che si sia, che si fa, vedete, delete key, quindi quando gli clicchiamo sulla chiave facciamo cancelliamo la chiave e in più dobbiamo impostare la variabile, per esempio questo qua, set variable control C. Mettiamo qua CTRL V e gli mettiamo set variable key to, abbiamo detto no e gli diciamo yes, parliamo in inglese, no? Quindi a questo punto quando clicchiamo la chiave, sparisce la chiave, ce l'abbiamo effettivamente e quindi possiamo dirgli alla nostra porta di reagire ai comandi se e solo se abbiamo la chiave, no? E quindi dobbiamo metterci un if, quindi mettiamo un if dentro la qua dentro la porta quando clicchiamo e gli mettiamo l'altro if che abbiamo messo prima, tutto dentro la if di questo, e però in questa if dobbiamo domandarci se abbiamo la chiave, quindi andiamo a prendere praticamente la variabile che si chiama chiave e ci domandiamo se è yes. Allora, se yes, allora reagiamo e facciamo quel lavoro che abbiamo fatto vedere nel filmato precedente, che vuol dire che riusciamo a lavorare in questo modo solo se abbiamo la chiave. Okay? In realtà poi vedremo che magari conviene dirgli che se non abbiamo la chiave, allora, aspettate che però ho sbagliato qui, devo dire if door uguale closed perché avrei dovuto scriverlo sopra. Quindi questo qua è a posto, quindi è qua che dobbiamo mettere la chiave, quindi dobbiamo mettere questa qua sopra. Ok, quindi mettiamo if key uguale, qui dobbiamo metterci una variabile anche qua, esattamente come ho fatto prima, quindi prendiamo questa e la mettiamo qua, al posto di questa, if key uguale yes. E quindi mettiamo ancora l'uguale. Okay. A questo punto direi che potrebbe funzionare. Okay. Quindi cosa succede? Vediamo se funziona. Quindi facciamo il play della nostra scena. Vediamo un po' anche quali sono le. Vedete che la chiave ce l'abbiamo qua. Quindi vediamo se cliccando la chiave dovreste vedere che compaiono i caratterini. Infatti, vedete che è sparita la chiave e la variabile key è diventata yes. A questo punto posso andare e teoricamente se faccio clic si apre la porta e si chiude. Se però facciamo rigirare il programma senza aver preso la chiave, quindi facciamo un bel play senza aver preso la chiave, ci avviciniamo alla porta, se facciamo clic vedete che la porta non si apre e se facciamo il debug vediamo che quando clicchiamo
Vedete che compare il trattino, cioè il vincolo, cioè if che, e quindi sappiamo che praticamente non passa oltre questo ostacolo. E quindi a tutti gli effetti abbiamo fatto un primo ordine che è qui di escape room, in cui per poter entrare e poter andare al passaggio successivo dobbiamo aver trovato la chiave da qualche parte. E questo è tutto.